Vado avanti. Allora, come dicevo prima, la retribuzione, alla retribuzione sono stati scalati i contributi, si determina l'imponibile fiscale, che è la retribuzione che si prende a riferimento per le tasse. Il calcolo dell'IRPEF è un calcolo che non determina il datore di lavoro, ma è un calcolo ovviamente che è deciso dalla normativa, e va a determinare la nostra imposta netta, che troviamo al punto 69. Allora, qui finalmente arriviamo al netto, perché se facciamo 48 meno 52 meno 69, ovviamente sto facendo riferimento ai campi qui, arriviamo al punto 72. Più semplicemente, retribuzione del mese meno contributi a nostro carico meno imposta fiscale è il netto che andremo a prendere. Qui in basso ovviamente troviamo sia un riepilogo dei riferimenti sia del mese che il progressivo dell'anno, cioè fino a quel mese la somma di tutti i mesi. Qui troviamo la specifica, come dicevo prima, delle detrazioni fiscali, che come vedete ci possono essere per coniuge, per figli, per altri familiari, che vanno a diminuire l'imposta lorda.